Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Oggi vi mostrerò in anteprima le prime immagini, presunte ovviamente, ed anche i primi presunti video di iPhone X Plus. E non solo, anche di iPhone 2018. Ma andiamoli a vedere insieme ed andiamoli a scoprire insieme. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai. Allora ragazzi, ormai tutti quanti sanno che Apple quest'anno presenterà ben 3 nuovi smartphone. Un dispositivo chiamato iPhone X 2018 da 5,8 pollici con schermo OLED, che dovrebbe essere ovviamente il successore e l'aggiornamento dell'attuale modello X. Un dispositivo chiamato iPhone 2018 con uno schermo LCD da 6,1 pollici con retro colorato. Ed infine iPhone X Plus, il nuovo modello più grande che Apple abbia mai fatto, da 6,5 pollici con uno schermo OLED. Sappiamo ormai praticamente tutto di questi modelli: grandezza, spessore e tanto tanto altro, ma in quest'ultima settimana le notizie si sono veramente intensificate, perché sono apparse sul web sia immagini sia video, sia all'interno di iOS 12 beta 4 e beta 5, tutte le novità e le immagini di questi nuovi prodotti. Ma andiamo per ordine ed analizziamo insieme le prime immagini. Intanto ragazzi, vi mostro queste immagini, dove possiamo ovviamente vedere due modelli, ovvero il modello iPhone X Plus, il presunto modello iPhone X Plus, ed anche il modello iPhone 2018 da 6,1 pollici, uno nella versione bianca, nella versione silver, l'altra nella versione nera. La fonte ci fa notare che la differenza fra questi due modelli è intanto il telaio, perché su iPhone X Plus dovrebbe esserci un telaio in acciaio, mentre su iPhone 2018 dovrebbe esserci un telaio in normale alluminio. L'altra novità che ovviamente salta all'occhio è la doppia fotocamera. Sì, perché su iPhone X Plus c'è una doppia fotocamera verticale, proprio come su iPhone X, mentre sull'iPhone 2018 troviamo una singola fotocamera. Inoltre non dovrebbe essere presente il 3D Touch all'interno di iPhone 2018, mentre ovviamente, come siamo già abituati a vedere nei top di gamma Apple, quindi su iPhone X Plus ed anche su iPhone X 2018, dovrebbe essere disponibile. Ma qualche giorno dopo queste immagini, il web e soprattutto anche il famoso leakers Benjamin Jeskin ci danno delle ulteriori immagini e conferme su questi nuovi modelli, ed infatti vi mostro queste immagini. Da questa prima immagine, ragazzi, possiamo capire tutto. Intanto, ragazzi, i modelli sono veramente ben fatti. Magari saranno non funzionanti perché l'interno sarà svuotato, tutto quello che volete, ma ragazzi, partiamo da sinistra ed andiamo ad analizzare iPhone X 2018. Praticamente identico, colorazione identica, corpo identico, doppia fotocamera, eccetera eccetera. Mentre al centro abbiamo il presunto, appunto, iPhone 2018. Anche qui singola fotocamera, flash sotto la fotocamera e altro nuovo microfono sotto la fotocamera, che già c'è disponibile su tutti gli altri iPhone, ma qui viene messo al di sotto della fotocamera. Ed infine sulla destra abbiamo iPhone X Plus, anch'esso doppia fotocamera verticale con uno schermo però decisamente molto più grande. Girandoli dalla parte frontale possiamo vedere, sempre da sinistra verso destra, iPhone X 2018 con uno schermo veramente senza bordi, iPhone 2018 che però, avendo uno schermo LCD, ha dei bordi leggermente più spessi, mentre iPhone X Plus, proprio come iPhone X 2018, senza praticamente bordi. Ma poi ragazzi, qualche altro giorno dopo, tutto cambia di nuovo. Sapete perché? Perché sul web appaiono due video che ovviamente mostrano il corpo di questi nuovi smartphone, e adesso li andremo a vedere insieme. Andiamo a vedere intanto il primo, che dura 36 secondi e ci mostra ovviamente i nuovi presunti iPhone. Allora, siamo qui, ci mostrano ovviamente sia OneLeaks che Tiger Mobiles questi dispositivi. Abbiamo sulla sinistra il presunto iPhone 2018, lui lo muove un po', il tizio che lo utilizza lo muove un po', e poi ci mostra ovviamente lo spessore anche della fotocamera, che è veramente esagerato, questo devo dirlo. Passa poi ad iPhone X Plus, al presunto iPhone X Plus, il frontale è praticamente identico a quello di iPhone X, ma ovviamente più ingrandito, i laterali sono identici, non cambia praticamente nulla, solo il retro ovviamente è molto più grande rispetto al normale. Passiamo poi all'altro video, dove ovviamente vediamo uno zoom incredibile su questi nuovi dispositivi. Questo video dura 20 secondi ed in questo specifico caso vediamo iPhone 2018, mentre in questo caso adesso vediamo iPhone X Plus. C'è da precisare, ragazzi, che nessuno di questi dispositivi è in funzione, quindi fondamentalmente sono una sorta di
mock-up creati con delle vere componenti trapelate ovviamente nelle fabbriche cinesi Foxconn di Apple. Come ogni anno accade che gli iPhone dell'anno corrente vengono assemblati completamente prima della loro uscita ufficiale e qualcuno fa trapelare delle immagini, dei video in maniera un po' fraudolenta e truffaldina. Infatti qualcuno viene sempre licenziato da queste fabbriche Foxconn. Ma intanto però, facendo così, le fonti ci danno un'anteprima veramente importante. Anche se quest'anno non ci saranno grandissime novità in fattore estetico, sapere ciò che ci aspetta è sempre un bene. Possiamo infatti prepararci psicologicamente per ciò che verrà e soprattutto su quale modello scegliere fra i tre. Ma non è finita qui, ragazzi. All'inizio vi parlavo di iOS 12 e su iOS 12, sia nella beta 4 che nella beta 5, sono state scovate due novità veramente importanti. Vi parlo intanto della prima e si tratta della vera novità che avrà iPhone X Plus rispetto ovviamente agli altri modelli disponibili. All'interno del codice sorgente di iOS 12 beta 5 sono stati scovati dei riferimenti a una doppia SIM. Già ve ne avevamo parlato tempo fa ed infatti il famoso sito Bloomberg News aveva già spoilerato questa novità, ma proprio qualche giorno fa iOS 12 beta 5, una volta uscito e aperto in due tra virgolette dagli sviluppatori, ha svelato la presenza di un'altra SIM all'interno di questo smartphone, perché iOS 12 identifica una singola SIM, che è quella che già siamo abituati a vedere, ed una seconda SIM con accesso e switch diretto tra una SIM e l'altra. Questo cosa vuol dire, ragazzi? Che iPhone X Plus avrà la possibilità, a quanto pare, secondo iOS 12, di possedere una doppia SIM. C'è però una distinzione da fare, perché i rumors sono molto chiari in questo caso. Si parla di una doppia SIM fisica nei mercati asiatici, ovvero un doppio vano SIM, mentre in Europa ed in America si parla di una SIM integrata Apple SIM e di un'altra SIM, quella ovviamente che utilizziamo solitamente sul nostro smartphone. Qual è la differenza fra i due? Che il mercato asiatico potrà usare due SIM proprietarie, mentre noi, a quanto pare, potremmo usare solo una SIM proprietaria e l'altra per provare tutti gli altri operatori. Per chi non conoscesse, l'Apple SIM integrata è una SIM virtuale integrata che permette di provare tutti gli operatori locali e le promozioni appunto locali, cosa devo dire molto ma molto utile e onestamente a me farà comodo. Per quanto riguarda invece la seconda novità scovata sul nuovo iOS 12 beta 5, ragazzi, si parla sempre per iPhone X Plus della modalità Landscape, ed infatti ragazzi vi mostro questo screen. Il famoso sito iHelp ci permette di avere una prima visione grazie al simulatore di iOS che, modificato con la risoluzione di iPhone X Plus, la presunta, ovvero 2688x1248 con 450 ppi, ovvero pixel per pollice, messo in landscape, attiva delle modalità, come vedrete già nelle immagini che stanno scorrendo, dei contatti o del calendario, attiva una modalità in stile iPad. Quando ad esempio, ragazzi, mettiamo in landscape iPad, la schermata principale ad esempio delle impostazioni rimane di default e sulla destra, in questo caso sulla mia destra, abbiamo una seconda schermata con la sezione nel quale abbiamo fatto accesso. Stessa cosa capiterà su iPhone X Plus, perché avendo uno schermo da 6,5 pollici ci permetterà di avere una visione più completa delle singole applicazioni di default ed avere ancora più funzionalità nella stessa schermata. C'è poco da dire su queste novità, ragazzi, perché sono integrate all'interno di iOS 12 in versione beta, quindi è difficile che queste novità in particolare poi non risultino essere veritiere. Ogni anno non capiamo se questi sono errori di Apple e di alcune delle persone che lavorano all'interno di questo sistema operativo in versione beta, oppure Apple lo fa apposta per spoilerarci ciò che forse avremo molto presto. Ed infine, ragazzi, vi parlo della presunta data di uscita di questo nuovo iPhone X Plus ed ovviamente anche di iPhone 2018 e di iPhone X 2018. Negli ultimi 6 anni Apple ha tenuto i suoi annunci, quindi le sue presentazioni dei nuovi iPhone, nel mese di settembre, di martedì o di mercoledì, e solitamente non più tardi della seconda settimana di settembre. Questo perché cade a settembre negli Stati Uniti la festa del Labor Day, che solitamente è nelle prime settimane di settembre. Apple sfrutta sempre il martedì o il mercoledì della settimana successiva appunto di questo Labor Day. Infatti vi mostro questo screen, ragazzi, che vi fa vedere le date che Apple ha utilizzato per la presentazione di tutti gli iPhone, da iPhone 5, 5S, 6, 6S, 7 ed iPhone 8. L'unica data che combacia sempre è il 12 settembre, perché negli ultimi anni è capitato molto spesso che il 12 settembre fosse proprio il giorno della presentazione, e
Quest'anno il Labor Day capita la prima settimana di settembre e quindi la settimana successiva di martedì o mercoledì dovrebbe cadere appunto tra l'11 settembre e il 12 settembre. L'11 settembre, per chi non se lo ricordasse, è una data molto importante e brutta per gli Stati Uniti, ovvero l'attentato alle Torri Gemelle. Non credo che Apple presenti i suoi prodotti proprio quel giorno e quindi si parla del 12 settembre anche per quest'anno. Insomma ragazzi, sappiamo davvero tutto su questi nuovi iPhone? Non manca ormai niente da sapere? Fatemi sapere invece cosa ne pensate voi di questi iPhone. Vi piacciono nei video? Le nuove funzionalità vi attirano? Commentate qui sotto e fatemi sapere il vostro pensiero. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZen.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Grazie a AppleZen.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZen.net.